Sì, allora continuiamo sempre con l'esposizione di punti che in realtà sono scritti nel programma e quindi consultabili direttamente online da un paio di mesi. Sicuramente una cosa che vogliamo fare è la creazione di uno spazio di ritrovo pubblico per tutta la cittadinanza. Quindi questa, che è la sala consiliare, e tutto questo edificio che fino a un paio di settimane fa era il vecchio municipio e tornerà a essere quindi la biblioteca, vogliamo che diventi un luogo pubblico accessibile costantemente da tutta la cittadinanza, giovane e meno giovane. Quindi oltre che biblioteca, che sia accessibile anche dopo sera e anche durante i weekend e i festivi, in maniera che le famiglie intere, i ragazzi giovani, gli anziani abbiano un punto di incontro gratuito disponibile tutto l'anno. Ovviamente con accesso internet e wifi gratuito sia dentro l'edificio che in tutto il giardino, che può diventare un bellissimo parco per tutto l'anno. Oltre a questo, vogliamo valorizzare proprio la sala consiliare, quindi molto bella e ben fornita con videoproiettore, microfoni e tutto, per fare corsi di formazione in maniera continua. E io questo voglio sottolinearlo in maniera forte, perché per noi del Movimento 5 Stelle la formazione è una cosa indispensabile, è una base di partenza. Pensiamo che una società non può svilupparsi in maniera virtuosa se ha solo delle buone leggi. Delle buone leggi sono un punto di partenza, un buon punto di partenza, però ci vuole anche una buona cittadinanza, quindi bisogna formarla, formarla continuamente. Il nostro compito è proprio quello di, il nostro obiettivo è proprio quello di dare dei corsi di formazione gratuiti continuamente. Già ne abbiamo fatto 5 serate nei mesi scorsi sulla finanza etica, sulla sostituzione dei consumatori, sui gruppi di acquisto, sulle banche del tempo, e ne faremo ancora, ne abbiamo altri in programma. Un primo corso che vogliamo istituire sarà di educazione civica, quindi diritto privato, diritto pubblico, un po' di Costituzione italiana, un po' di codice civile e di funzionamento degli enti pubblici. Cioè vogliamo una cittadinanza che da un lato sia in grado di leggere un contratto, capire come funziona, capire le clausole, la garanzia, come si può fare ricorso, in maniera che possa difendersi contro quelli che sono i tipici soprusi delle banche, delle assicurazioni, delle compagnie telefoniche, eccetera. Da un lato, che sappia anche raffrontarsi correttamente con gli enti pubblici, quindi capire quali sono i doveri del cittadino e anche quali sono invece i doveri dell'ente pubblico. Oltre a questo faremo anche dei corsi che abbiamo già messo in programma su quelli che sono sviluppo delle tecnologie rinnovabili, delle tecnologie energetiche, faremo un corso faremo una serata informativa sulle vaccinazioni, sui farmaci generici equivalenti, sulle cure alternative, sull'edilizia sostenibile e economica, visto che i prezzi degli immobili, lo sappiamo tutti, sono decisamente troppo alti, sulla maternità consapevole, sull'educazione dei bambini, sulle violenze delle donne, tutti argomenti sui quali vogliamo formare la cittadinanza, per noi è il primo obiettivo. Sempre da questo punto di vista faremo poi un corso gratuito di alfabetizzazione informatica, in maniera che tutti possano usare il computer per le cose che consente di fare già adesso. Abbiamo fatto proprio ieri sera una serata informativa su internet sulle centinaia di strumenti che mette a disposizione per risparmiare sia tempo sia denaro. Quindi ci vuole una cittadinanza che sappia usare la posta elettronica, che sappia navigare in internet, che sappia fare una prenotazione, che sappia fare una prenotazione di una visita medica, piuttosto che acquistare un biglietto del treno, di un aereo, comunicare con tutti parenti, amici in modalità gratuita, eccetera, eccetera. Per fare questo corso prevediamo anche di regalare computer, visto che ci sono molti enti pubblici e aziende private che li dismettono a costo zero, basta farne richiesta, noi li acquisiremo e poi li distribuiremo gratuitamente alla cittadinanza e faremo questi corsi di formazione, in maniera che i nostri anziani o comunque tutte le persone che finora non hanno imparato a usarlo, imparino a usarlo e tutti i benefici che ne comporta gli derivino. Altre cose che vogliamo fare è ripristinare il punto di assistenza medica che era a Saletto, è stato spostato a San Bortolo, vogliamo riportarlo a Saletto nel locale comunale. A livello di municipio vogliamo dotare ogni ufficio di una postazione Skype in maniera che la cittadinanza possa comunicare a zero spese, perché Skype è uno di quei sistemi che tramite internet consente di comunicare appunto a zero spese. Poi creeremo anche una pagina Facebook comunale,
è uno strumento molto veloce, molto diretto con il cittadino, bilaterale, in maniera che da una parte possiamo comunicare velocemente la situazione alla cittadinanza, dall'altra parte la cittadinanza può comunicare velocemente con noi, quelli che possono essere problemi, segnalazioni, bisogni, eccetera, eccetera. Infine vogliamo creare anche un fondo di solidarietà, un fondo di emergenza per le famiglie in difficoltà. Quindi proporremo che ciascun consigliere, sindaco, consigliere, assessori si decurtino lo stipendio del 10% e con questo 10% fare appunto questo piccolo fondo. Io personalmente mi impegno, se dovessi essere eletto sindaco, a versare il 50% della mia retribuzione a questo fondo in maniera da poter affrontare qualche piccola emergenza.